Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, questo è un focus sull'utilizzo dei tasti posteriori di questo LG G2. Lo smartphone è molto curioso perché appunto non ha nessun tasto su tutto il bordo, abbiamo soltanto qua dietro i tre tasti che sono quello di accensione, il volume in giù e il volume in su accanto a fotocamera e LED flash. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando lo smartphone è posizionato come lo teniamo con la mano, raggiungiamo i tasti con il dito indice, premiamo e lo schermo si sblocca. LG ci ha detto che questa soluzione è stata studiata perché si avvicina ai nostri bisogni, quindi in pratica è più comodo dei tasti laterali. Vi dico subito cosa ne penso. Non è né più comodo, ma neanche più scomodo, perché dopo qualche giorno di utilizzo di questo smartphone, ho per esempio utilizzato per un'altra giornata S4 e ho passato tutto il tempo a cercare di premerlo dietro per risvegliarlo. Quindi è una semplicissima questione di abitudine. Non è neanche la soluzione, però, secondo me, perfetta, perché non è sempre vero che la mano si tiene così. Se io, per esempio, mi capita di tenere lo smartphone così, se lo giro, in realtà il dito non è posizionato sempre nel posto giusto. Fatto sta che con questo smartphone probabilmente vi abituerete a tenere la mano qui e non diventerà più un grosso problema. Ovviamente il primo dubbio che può venire è come posso risvegliare lo smartphone quando è poggiato su un piano. LG ha pensato a questa funzione che si chiama knock knock, che praticamente vuol dire toc toc in italiano, che permette di risvegliare bussando. Ora loro lo fanno davvero con le knock, io lo posso anche fare con le knock. Il LED lampeggia e lo schermo si accende. Direte voi, bene, perfetto, è un'ottima idea perché permette per esempio sia di sbloccarlo, ma anche di bloccarlo. Avete già visto il primo problema, non funziona sempre perfettamente. Funziona particolarmente bene se si danno dei colpi decisi e non troppo veloci. Questo però si riflette a volte nell'utilizzo quotidiano, che magari lo si vuole sbloccare, che sia un po' di fretta, vedete, e non sempre lo percepisce. Può essere un po' fastidioso perché ci costringe a ripetere il colpo. Il fatto che ci sia quel LED che si accende è comodo però perché ci dà un tempo di reazione più rapido per capire se il comando è stato preso o meno. C'è però un problema, c'è il problema che non posso, per esempio, ribloccarlo da questa situazione, perché ovunque io prema, o ho premuto nel vuoto, oppure mi apre giustamente l'applicazione che ho toccato. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che siccome io sono una schiappa a cucinare, levo l'applicazione giallo zafferano, mi lascio uno spazietto vuoto e dando due colpetti in quel preciso punto, lo posso ribloccare, però perde un po' di intuitività, oltre al fatto che i colpi dati sul lato a volte sono meno sensibili perché lo smartphone, ovviamente, essendo un po' stondato sui lati, si può muovere. Cosa vuol dire quindi? Che è una soluzione molto buona, secondo me, se unita a magari un riconoscimento del doppio tocco migliorata. Voglio farvi vedere anche un'altra cosa, che è quella. Intanto questo è un LED di notifica, se io adesso lo premo lo vedo, è molto molto bello, una soluzione che ci è piaciuta molto. Questi due tasti del volume, quando il telefono è bloccato, possono funzionare per avviare la fotocamera. Io adesso tengo premuto il volume in giù, la fotocamera si è avviata, me la conferma una vibrazione, a questo punto posso scattare semplicemente ripremendo il volume in giù. Al contrario, se io tengo premuto da bloccato il volume in su, si avvierà Kumemo, che LG cerca di, diciamo, convincerci a usare in tutti i modi. Quindi, ancora una volta, ve l'ho detto all'inizio, ve lo ripeto, cosa ne penso di questa soluzione? Una soluzione intelligente che tra l'altro permette di avere un design della parte, diciamo del bordo più elegante, a sfavore però forse del design posteriore. Si poteva fare forse qualcosa di meglio. Ergonomicamente è ben pensato, si arriva molto bene al tasto, non mi è capitato a me di sbagliare. Tutto questo potrebbe essere, diciamo, reso perfetto con una funzione di knock knock che funzionasse meglio di così. Per questo focus sull'utilizzo dei tasti posteriori di LG G2 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.